Benvenuti ad una puntata speciale di Alla ricerca dei sapori perduti. Questa sera siamo ad Albanella alla 21ª edizione della giornata di promozione dell'olio di oliva. Questa sera entreremo negli stand e scopriremo quali pietanze verranno preparate e curioseremo tra i vari ingredienti, quindi venite con me e lo scopriremo. Siamo all'interno del primo stand, che è quello della pizza tradizionale. Quali sono gli ingredienti per questa pizza? Allora usiamo la farina, lievito e acqua. Mentre per il condimento? Il condimento facciamo questa sera è quella cilentana, usiamo il pomodoro cotto e il formaggio. Gustando lagane e ceci, com'è? Allora, questa lagane e ceci è una pasta fatta tradizionale, di cui ci sono dei ceci, della carne e dell'olio di oliva. Bene, e buon appetito. Grazie. Siamo agli stand dei dolci tipici. Questa sera quali dolci ci sono? Ci sono i cannoli, gli struffoli, calzoncelli di castagne e scauratielli. Quali sono gli ingredienti per questi dolci? Allora, farina, uova, zucchero, sugna e c'è castagna. Sono i soliti ingredienti che si usavano una volta, semplici. Nei cannoli invece che crema abbiamo messo? C'è crema chantilier. Signora, cosa sta facendo? Sto friggendo i scauratielli. I scauratielli che sono tipici di questa zona? Sì, tipici dolci natalizi più di questa zona. Come si fanno? Quali sono gli ingredienti? Acqua, sugna, un po' di zucchero, un po' di sale, un po' di limone. Poi si fa bollire, si mette la farina e poi si fanno... E piacciono molto questi dolci? Sì. Siamo nello stand dei vici fritti. Ora chiediamo subito quali sono gli ingredienti e come si fanno. Allora, gli ingredienti per l'impasto della pasta sono acqua, farina, lievito e sale. Poi possiamo fare con il pomodoro, formaggio, sale e zucchero. Uno dei prodotti tipici di questa terra sono le cicorie, che nascono spontaneamente, ed in questo stand appunto si fanno le cicorie, ma chiediamo come vengono cotte, come vengono condite e come piacciono ai vari ospiti che saranno qui questa sera. Allora, prima si raccolgono nei campi, poi si puliscono, si sbollentano e si fanno raffreddare, sbollentando nell'acqua fredda, e si tagliuzzano più piccole e si mette olio, aglio e peperoncino, prima le cicorie. Dopo 5 minuti si mettono le patate schiacciate sopra con il sale e un pochino d'acqua
e si fa cuocere lentamente nelle padelle, sono sovrapposte sul gas. Vedo anche una zucca. Quella cos'è? È una zucca, ma l'ho messa io così, non è che appartiene alla cicoria, l'ho messa io così, ho fatto pure dei tocchetti per dei crostini, per assaggio, peperoncino piccante e altri peperoncini, a chi piace il piccante si serve da solo. Queste sono le mie collaboratrici. Chiediamo il nome, come vi chiamate? Evelina. Cesarina. Gloria. E io Doriana. E io sono Doriana. Grazie. Qui sul fornello a fuoco lento abbiamo una grande pentola con cicoria, patate e peperoncino. Allora, la cicoria, mi sono dimenticata di dirlo, lo mettiamo nel viccio, che sarebbe un pane casareccio fatto proprio per le cicorie e patate, perché questo era un piatto povero e quindi il viccio si faceva il pane e c'era questo da mangiare all'epoca. Tutte queste pietanze vengono accompagnate da un vino paesano ottimo. Ne parliamo con Enzo. Allora, questo vino è locale, di un produttore locale, è ottimo e vi invito ad assaggiarlo tutti quanti. E non poteva mancare la sfrionza. E come è fatta? Con la carne di maiale, la pancetta, le patate e i peperoni in agrodolce con degli aromi. Semplice. Sì, semplice. Ed è gradita dalla... Sì, molto. Questo è un piatto che richiede un ottimo olio di oliva. Quale utilizzate? L'olio d'oliva della nostra zona, di Albanella. Signore, in questo stand cosa state facendo? Soffritto di vitello. Possiamo vedere? Sta in preparazione. Come, che carne si utilizza e come si prepara? È tutto misto, si deve prima scaldare, poi facendo a pezzetti e poi friggere e mettere tutti i condimenti. E che carne è? Soprattutto carne magra, fegato, un misto di vitello. E lo fate in rosso, col sugo? Sì. E questo piatto come viene servito? A panino oppure a piatto? Ecco qua. Ora siamo nello stand broccoli e salsiccia. Signora, come vengono preparati questi broccoli? Allora, vengono scelti, poi vengono lavati bene bene e poi vengono fatti con l'olio e basta. È di sua produzione? Sì, è produzione stavolta non propria, però di uno zio qui della locanda, è produzione propria, proprio sono veramente ad hoc. Per quanto riguarda l'olio invece? L'olio extravergine, d'oliva, prettamente d'oliva. Paesano. Paesano, anche se ne abbiamo fatto poco quest'anno, però ne abbiamo un po' già dell'anno scorso, insomma. Però olio d'oliva. E viene servito col panino? Sì, e viene servito col panino, sì. Si riscalda un momento, perché poi l'abbiamo preparato un po' oggi naturalmente, e al momento riscaldiamo e viene messo nel mezzo al panino. Può commentare questo panino, è buono. È buonissimo. Ce lo consiglia? Sì. Siamo nello stand di un altro prodotto tipico, questa volta un dolce della zeppola. Questa zeppola come viene servita? Allora, la zeppola è fatta secondo la tradizione albanellese con pochi ingredienti semplici, viene fritta nell'olio extravergine d'oliva, zuccherata e si può variare mettendo Nutella, crema, a piacimento, più golosa e più gustosa. Qui c'è l'acqua sale con le olive. Chiediamo alla signora come viene preparata questa acqua sala. L'acqua sala, prima di tutto si prendono questi biscotti di grano che vengono fatti nel forno a legna, questi sono forno a legna, poi si bagnano un po' nell'acqua, si mettono nel piatto con dell'origano, il sale e le olive e dell'olio fresco sopra, volendo anche l'aglio, ma diciamo che l'aglio è un po' intollerante, quindi di sera potrebbe far male a qualcuno che ha un po' qualche problema di allergia. Comunque questi sono gli ingredienti. Piatto povero.
Piatto povero. E le olive sono di produzione propria? Le olive sono di produzione propria, non nostra, diciamo che il presidente le ha fatte, sono private, le ha fatto, sì, le ha fatte fare dalle persone, diciamo, le persone anziane, diciamo che hanno più la pazienza, perché vanno fatti in, vanno, ci sono varie procedure per farle. Prima si mettono, prima si sbollendano, poi si mettono ad essiccare, poi quando sono pronte si condiscono con dell'olio, origano, il sale e un po' di peperoncino e aglio, volendo, ognuno poi le condisce come piace.